quasi ci sa offrire. Questo è il vero divertimento delle magnifiche corse dei cavalli, quali che esse siano. Partiti! Conduce Blu di Scena, davanti a Michele Sky, in taccia sopra un Barek, Beast Joker, Beverly Hill, Arsant Fortune, Bullnack e Lampi nel Silenzio. Dopo 200 metri di corsa in vantaggio Blu di Scena, davanti a In Touch, sopra un Barek, Beast Joker, Michele Sky, Beverly Hill, Arsant Fortune, Bullnack e Lampi nel Silenzio. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Blu di Scena, davanti a In Touch, Michele Sky, sopra un Barek, Beverly Hill, Beast Joker, Arsant Fortune, Bullnack e Lampi nel Silenzio. Poco prima dell'ingresso di vettura in vantaggio Blu di Scena, davanti a In Touch, sopra un Barek e Beast Joker. I cavalli entrano in dirittura, con Blu di Scena in leggero vantaggio lungo la corda, davanti a In Touch, sopra un Barek, Beast Joker, a centropista Arsant Fortune, Beverly Hill, sempre in leggero vantaggio Blu di Scena, davanti a sopra un Barek, Arsant Fortune, Beast Joker e In Touch. Prosegue in vantaggio Blu di Scena, davanti a Beast Joker, Arsant Fortune, resiste Blu di Scena, davanti a Beast Joker, Arsant Fortune e sopra un Barek. Il favorito che in chiusura ha limato anche la sua quota 2.06, Blu di Scena, perfetto Cristiano di Stasio, in un'interpretazione non facile, attenzione, perché c'erano 100 metri forse anche di troppo, e lui li ha saputi, diciamo così, cancellare in maniera molto ma molto intelligente, con una condotta tattica di autocontrollo notevole. Alla fine resiste all'ottimo finale di Disc Joker, e dunque la linea era quella che legava Blu di Scena con Disc Joker, gran finale di Arsant Fortune, e quindi si prenota per la prossima reclamare.